problema è che la scadenza incombe al 31 dicembre 2012 ci porta, conoscendo purtroppo i tempi che ha la politica e soprattutto il disinteresse che sta manifestando anche in questa occasione di momento particolare per il quale noi abbiamo ritenuto occupare una sede istituzionale perché per troppo tempo siamo rimasti inascoltati, ci ha portato a intraprendere iniziative del genere, perché è corretto divulgare la notizia che oltre noi ad essere un dipendente a tempo determinato degli enti locali, quindi comuni, province, ASPE, università e camere di commercio, non è stata da parte del governo regionale messa in campo alcun tipo di iniziativa legislativa affinché questo personale, che da oltre 23 anni opera presso questi enti, affinché si possa arrivare a un contratto a tempo indeterminato. Cosa ben diversa ha fatto il Presidente della Regione nello stabilizzare i colleghi nostri provenienti dalla stessa legge finanziaria nazionale, legge 67 dell'88, cosa invece non sta facendo nei nostri confronti. Vediamo che c'è un disinteresse totale, perché c'è quasi una presa in giro rispetto alla problematica, perché è stata prodotta una legge nel 2010 che è inapplicabile nelle varie realtà comunali, perché come punto essenziale prevede la stabilizzazione, a condizione che diverse condizioni, quali sono il patto di stabilità, il rispetto del turnover, le piante organiche e le procedure concorsuali, che i comuni, qualora non vengono messe in campo le dovute deroghe da parte del governo nazionale, non sono in grado di rispondere a questo mondo di precariato, a questa fetta consistente di precariato che oggi incombe nelle varie realtà locali. Ecco, questo scontro istituzionale, no, fra lo Stato, rappresentato dal commissario dello Stato, il dottor Aronica in questo caso, e la Regione, ecco, non è che poi alla fine in questo scontro voi pagate qualcosa? Quello che penso io è che il commissario dello Stato non sta facendo altro che il proprio lavoro. Il problema è che nei tempi non sospetto, quando le cose non erano subordinate a un'azione legislativa da parte del governo nazionale, il governo regionale non ha fatto nulla, abbandonandoci completamente al nostro destino. Oggi la giustificazione che riesce a dare il governo regionale è solo giustificando la loro mancata iniziativa, che il governo nazionale non sta concedendo queste deroghe, quindi è come se loro non avessero più alcun tipo di responsabilità. Tutto questo noi non ci stiamo, perché è un fenomeno, quello nostro, che esiste da più di 23 anni e pretendiamo che ci sia il giusto riconoscimento occupazionale anche per questa categoria, perché vorrei ricordare che qualora non venisse posta in essere alcuna deroga, per gli effetti messi in campo dalla legge 122, legge di stabilità finanziaria del 2010 nazionale, al 31 dicembre del 2012 tutti i contratti, anche quei contratti che in virtù della legge regionale 16 sono state prorogate fino al 2016, vanno risolte di fatto, perché gli effetti della norma nazionale non farà altro che cassare questa possibilità o questa prerogativa con la legge. Parliamo di questa protesta, ecco, quanto durerà, quanto avete programmato? Guardi, i nostri programmi sono quelli che noi non lasceremo questo palazzo fin quando non ci sarà un protocollo d'intesa, un qualcosa che ci garantisca rispetto a quella che è la volontà che il governo nazionale ha di affrontare questo problema. Quindi fin quando non ci sarà una conferenza Stato-Regione, fin quando non sarà messo nero su bianco e sarà deciso positivamente il futuro di questa categoria, noi staremo qua ad occupare questa sede istituzionale. Per le altre iniziative da mettere in campo le preannuncio che qualora dovessimo rimanere inascoltati forse alzeremo un po' il tiro, perché la tensione è tantissima ed è messa in discussione il futuro di 22.000 famiglie. Ormai viene difficile programmarsi la vita, perché tutto il nostro impegno, la nostra vita ormai è improntata su questa attività, le nostre famiglie sono improntate su questa attività, per cui non riesci a staccarti da questo problema. Naturalmente ne risentono anche le famiglie, credo, soprattutto. Però è anche vero che
ormai credo che siamo arrivati al capolinea, la certezza ormai è sancita dal commissario di Stato, per cui la Regione non ha più gli strumenti per poter legiferare in materia e quindi deve intervenire per forza lo Stato, anche perché molti, anche dei nostri colleghi, non sanno che noi già siamo in proroga dal 2011 fino ad oggi e questa proroga scade il 2012. E dal momento in cui fino ad oggi i nostri governanti regionali non sono riusciti a intavolare una conferenza Stato-Regione per dare un'ulteriore deroga, e non ci vogliamo pensare domani, anche perché in politica il 31 dicembre è domani praticamente, quindi ci stiamo pensando un po' prima, con l'intenzione di non muoverci di qua, ma anche di fare possibilmente qualche altra cosa, anche perché vediamo che i politici sono abbastanza assenti in questo momento. Per adesso sono impegnati in campagna elettorale. Sì. Ci tengo a precisare solo una cosa, sull'impreparazione di questa deputazione, nel senso che noi tutti sapevamo che il commissario è stato... avesse impugnato questa finanziaria, in quanto sono delle leggi obsolete che innanzitutto non servono a nessuno, anche quando non le avesse impugnate, il principio di poter stabilizzare un solo precario in un qualsiasi ente è praticamente zero, in quanto dobbiamo rispettare tutta una serie di parametri per cui è praticamente impossibile che un ente come il mio, tipo Scordia o come Ramacca, possa poter stare il turnover, i parametri, il patto di stabilità, praticamente tutte delle cose impossibili, quindi legiferano per prenderci in giro. Però l'ultima cosa che io sto notando ultimamente è che questo governo, per l'opinione pubblica nazionale e anche esterni agli addetti ai lavori, ha stabilizzato con due leggi 45.000 precari degli enti locali e noi siamo ancora qua che stiamo rischiando il posto. Quindi hanno legiferato due leggi di cui non se ne può fare completamente uso. Questo tengo a dire, però l'opinione pubblica è convinta che in Sicilia si sono stabilizzati 45.000 precari degli enti locali con due leggi obsolete, impossibili da applicare. Questa è l'unica cosa di cui noi prendiamo atto e non ci fidiamo più di questi politici. Quindi arrivato a questo punto o lo risolviamo davvero oppure rimaniamo qua.